se di questa manifestazione. Ancora la consegna, intanto questa è la maglia della Cappello d'Oro, del Cappello d'Oro, una challenge che accompagna l'attività di Elite Under 23 con Silvia che l'ha fatta indossare. Ora la consegna dei trofei, abbiamo qui l'amico Marini del Comitato Sportivi di Marcella per la consegna, andiamo per la consegna, Mario Chiarello per la consegna dei trofei. Intanto al terzo classificato è il Tosco Marmi, è il trofeo Tosco Marmi, avanti per il terzo per Fiorelli, qua anche Fiorelli qua il trofeo per Fiorelli, poi Mario per il secondo, per il corridore russo Pitilun Anton, della nazionale della Russia. Intanto probabilmente gli amici di Piero, Corconi, un grande appassionato di ciclismo, naturalmente non c'è, vedo se c'è Leonardo il figlio, eccolo qua, arriva Leonardo Corconi a consegnare questo trofeo che ricorda suo padre Piero, grande appassionato di ciclismo, per il russo Leonardo, e poi per il vincitore della prova, naturalmente il trofeo. Quindi Elisabetta Licini, se puoi consegnare questo trofeo, il trofeo che... Applauso, grazie. Del comune di Tavarnelle e Barberino Valdezza, quindi siamo al completo anche per la consegna per quanto riguarda i trofei, per quanto Giacomo Matteotti è andato a letto e sono dunque i visiti. Ricordo dunque l'ordine d'arrivo, ha vinto Andrea Piazzi del Team Compact, secondo posto per Anton Pittimun, nazionale della Russia, terzo posto per Filippo Fiorelli della Gragnano Sporting Club, quarto posto per Luigi Pietrini della Valtinti Lampadari Banca Cambiano, quinto posto per Leonardo Tortomasi della Polisportiva Pivetetolo. Questo è l'ordine d'arrivo, queste le prime 5 piazze del trofeo Matteotti edizione 2019, edizione numero 66, con questa splendida vittoria per il distacco di Andrea Toniati che ha resistito nel finale di gara. Naturalmente a nome del comitato organizzatore, grazie a tutti gli sportivi che sono convenuti quest'oggi a Marcialla in occasione di questa manifestazione e naturalmente appuntamento tra 12 mesi per un'altra edizione di questa gara prestigiosa come il trofeo Matteotti. Non riesco a andare a vedere,